Ultimo giorno dell'anno, ma soprattutto ultime ore del 2016, torna l'appuntamento per Tele Ischia, ma soprattutto per voi, con i sindaci pronti a darci il loro saluto, pronti a questa breve intervista. Non potevamo che iniziare da Paolino Buono, sindaco a fine mandato, 10 anni, 10 anni importanti, un messaggio che dovrei dare certamente di consuntivo, ma anche in proiezione futura. Sindaco, iniziamo però facendo una scaletta anche a riguardo delle problematiche che avete affrontato nell'ultimo anno. Iniziamo dalla sanità. Questa sanità sempre così in bilico sulla nostra isola, senza garanzie, anche se D'Amore ha detto che basta col passato, si riparte con un futuro migliore. No, senza garanzie mi sembra una parola grossa, ti devo essere sincero. Io anche da medico non è che ho notato disservizi particolari. Sicuramente D'Amore vuole dare una razionalizzazione ottimale dei servizi. Ci sono delle difficoltà del momento, della regione, non ci dimentichiamo che la sanità è commissariata in Regione Campania. Quindi, però io non vedo problematiche particolari, sì, vabbè, ci sono state varie, c'è stato anche qualche movimento, è stata fatta anche qualche protesta, però poi io fondamentalmente, insomma, sulle grandi tematiche, diciamo, il servizio continua. Servizio continuo, ma il personale è quello giusto Il per l'isola d'Ischia? personale sicuramente non è quello giusto, ma non lo era neanche prima quello giusto, e noi tutti siamo d'accordo nel dire che il problema si risolve facendo dichiarare Ischia zona disagiata, perché il medico, l'infermiere, il paramedico che deve venire a lavorare a Ischia deve avere un incentivo in più. Perché è chiaro che se un infermiere deve venire a lavorare a Ischia percependo uno stipendio che oggi purtroppo sono quelli che sono, e lo dobbiamo dire, insomma, una famiglia ci vive giusto giusto con uno stipendio e deve affrontare spese. Come per esempio quelli del traghettaggio, dei trasporti in genere, Vari effettivamente. disagi. E poi c'è il disagio adesso c'è come dire, la concordanza con gli orari dei pullman prima, dei traghetti dopo, insomma, è impensabile che una persona poi venga a lavorare a Ischia e smontando alle 8, se, potendo arrivare in continente, perché spesso neanche questo è possibile, smontando alle 8 può anche arrivare a mezzanotte a casa per poi dover stare un'altra volta alle 8 a Ischia, questo non è compatibile con un livello Atto normale di esistenza. per le isole di Ischia e Procida, di isole disagiate, Di territori disagiati. territorio C'è stato disagiato. quest'atto? Era stato promesso? D'Amore sta portando avanti gli atti perché questo venga riconosciuto, questo è un dato certo. L'aveva promessa all'ultimo E devo essere, convegno guarda, all'Eccelsior. non solo la promessa, ma questa cosa poi non gliel'abbiamo neanche dovuta, diciamo, stimolare più di tanto, perché inizialmente fu proprio lui a parlare di questo, per cui io non ho nessun motivo per pensare che lui, insomma, non stia portando avanti questa iniziativa o abbia interesse a non farlo, perché è un'iniziativa che parte da lui, ovviamente appoggiata da noi. E quindi si sta lavorando in questo senso. Io penso che si possa fare un buon lavoro. Io penso che con il riconoscimento di zona disagiata si risolverà il problema del personale, che è il problema vero oggi, per esempio, dell'ospedale Rizzoli. È il problema vero. Abbiamo avuto problemi importanti con gli anestesisti, per esempio. Adesso mi risulta che il servizio sta andando un po' meglio, o perlomeno si riesce anche con il sacrificio e l'impegno di quelli che ci lavorano, ai quali va sempre il nostro ringraziamento. Il servizio sta funzionando, l'UTIC sta andando avanti, l'oncologia sta andando avanti, ho parlato personalmente, anzi ho accompagnato personalmente il dottor Mabilia da D'Amore per affrontare le problematiche dell'oncologia ischitana, perché c'erano delle perplessità all'inizio, questi lo sanno tutti, è stato anche oggetto di qualche manifestazione pubblica proprio sull'oncologia e sull'unità Anche con di buono terapia. riscontro del territorio. Anche con un buon risultato, ma sai, quando tu fai veicolare che c'è un attacco al servizio sanitario locale, leggi ospedale, quando veicolo una cosa del genere, ovviamente non è che la gente prima si informa e poi va a manifestare a prescindere.
Io dico che bene è stato fatto a fare questa manifestazione, perché non sono mai troppe queste manifestazioni, però sicuramente io credo che una piccola strumentalizzazione è stata fatta. È stata fatta perché si è cavalcato una tigre che, ecco, giù le mani dall'ospedale, no alla chiusura dell'ospedale, ma chi ha mai parlato dell'ospedale di Ischia, di là come doveva essere chiuso? Però il messaggio principale che veicola di quella manifestazione è stato questo. Dico, abbiamo fatto bene a manifestare, perché è giusto che chi poi, insomma, deve decidere sappia che noi non siamo buoni e che possiamo, diciamo, sopportare qualunque tipo di taglio. Però voglio dire, insomma, diamo il giusto peso alle cose. Sindaco, tu sei anche il referente un po' di tutti i sindaci delle isole per quanto riguarda la sanità. Bello il risultato per Procide. Questo non si discute, siamo felicissimi di quello che è successo agli amici, di come è andata agli amici dell'isola di Procida, quindi va bene così. Cambiamo argomento e parliamo di trasporti. È dell'ultima ora che si vuole risanare le hub. Pare che è partita questa iniziativa, non c'è stato il consenso da parte di Forza Italia, però dalla regione Campania dovrebbe essere ripianato il debito. Questa, esatto, è quello si che parte dovrebbe... con questa proposta, che è una proposta importante. Guarda, noi limitiamoci a navigare terra a terra, come si dice. Noi siamo passati da una fase dove il servizio era eccezionale, purtroppo fino a qualche anno fa, ormai diversi anni fa, possiamo dire fino a 5 anni fa, 4-5 anni fa. Poi abbiamo vissuto una fase catastrofica del trasporto terrestre dell'isola di Ischia. Voglio dire, insomma, noi possiamo dire che De Luca è un politico che può avere tanti difetti, però insomma, non possiamo non riconoscergli che negli ultimi mesi sono stati fatti degli sforzi notevoli e stiamo vedendo i risultati. Poi possiamo discutere che i pullman sono polacchi e che sono usati e che hanno un brutto colore e che forse si romperanno subito e che forse avremo difficoltà a trovare i pezzi di ricambio. Sta di fatto che noi abbiamo avuto 12 pullman nuovi dei 23 comprati, a un prezzo credo veramente irrisorio, perché comprare 23 pullman a 1.250.000 euro oggi veramente non ti compri neanche più una casa, un appartamento con questa cifra. Quindi noi possiamo dire che abbiamo questi pullman, abbiamo avuto 5 pullman nuovi, bellissimi, quindi se i famosi polacchi stanno funzionando bene per il momento, godiamoci questo ritorno al servizio e questo, diciamo, arrivederci al disservizio. Io dico che stiamo con i piedi per terra, le cose stanno andando bene, i pullman stanno passando, i turisti che ci hanno dato il piacere di venirci a trovare stanno camminando regolarmente, i ragazzi a scuola stanno andando col pullman e non più con le auto dei loro genitori, quindi possiamo dire anche i trasporti a mare, credo che non ci si può lamentare, le corse ci sono a tutte le ore, diciamo la cosa va molto 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 meglio. Altro argomento, diciamo, di carattere internazionale, la depurazione. Ischia finisce ancora una volta sotto il dito dell'accusa. Ischia, perché la depurazione in effetti è di lì da venire. Allora, sulla depurazione noi abbiamo accumulato dei ritardi che sono catastrofici, secondo me. Non è facile, non sarà facile risolvere il problema della depurazione. È chiaro che, voglio dire, molti comuni, anche Barano, si sta attrezzando con i collettori. Non è che siamo fermi. Noi, per la verità, a Barano abbiamo fatto parte del collettore principale, ma abbiamo fatto anche un impianto di depurazione adiacente al cimitero, perché abbiamo pensato che se aspettiamo il depuratore di Ischia, che deve servire anche al comune di Barano, probabilmente, insomma, possono passare, purtroppo potrà passare ancora molto tempo. Quindi siamo stati lungimiranti e abbiamo costruito un impianto di depurazione che dovrà cominciare a funzionare necessariamente per contratto con la regione entro il 31 marzo di quest'anno. Sicuramente i comuni di Ischia e Barano, se si dovesse risolvere definitivamente la problematica del depuratore di San Pietro, hanno un passo in più rispetto agli altri comuni, dove io vedo la situazione molto 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 più difficile. E comunque effettivamente abbiamo accumulato dei ritardi importanti, diciamo che però quello che dobbiamo dire anche questo, che le opere che sono state fatte, anche se rara,
migliorerà, perfezionerà il depuratore sotto la torre di Sant'Angelo per la sua condotta. Quindi ci sono delle controtendenze che stanno andando avanti. Sicuramente non sarà il top, perché il top è l'impianto di depurazione che funzioni e che allontani, che depuri e tratti i reflui e li allontani dal posto di produzione. Sicuramente, però, diciamo, rispetto agli anni bui, dove veramente insomma, c'erano problemi di emergenza anche sanitaria, oltre che turistica, se mi fate passare questo concetto, le cose stanno andando un po' meglio. Secondo Pallino Buono, quando vedremo la luce? Non te lo so dire. Mi hai fatto una domanda, sono passati 10 anni inutilmente, di questo mi rammarico, però effettivamente non sono passati 10 anni, ma il depuratore di San Pietro per il momento non se ne parla. Dalla depurazione passiamo ai Maronti, non per cattiveria ma per evidenziare la bontà delle acque, soprattutto degli ultimi anni, dell'ultimo periodo. Finalmente siete riusciti ad eliminare quella sporcizia, secondo me soprattutto superficiale, che danneggiava più la vista che il corpo. Siamo riusciti ad eliminare le acque che scendono. Come? Da nitrodi. Le abbiamo sollevate, le abbiamo mandate altrove e abbiamo evitato che scendendo si arricchissero di terriccio e rendessero l'acqua dei Maronti torbida e schiumosa, perché il fango, come io ho sempre sostenuto, crea schiuma. È chiaro che l'utente, vedendo un mare marroncino con la schiuma sopra, si faceva altre idee su cosa potesse essere, diciamo, che nell'acqua del mare dei Maronti. Abbiamo dimostrato un inquinamento più visibile. Siamo d'accordo, ma questo non lo dobbiamo dire noi, questo lo dobbiamo lasciar dire ai dati scientifici. Non c'è stato mai, e ti sottolineo mai, un dato ARPAC che certificasse che l'acqua dei Maronti fosse inquinata. Mai c'è stato. Anche quando è venuto Goletta Verde, che è andata a prelevare anche l'acqua reflua che scendeva da nitrodi, trovandola leggermente contaminata. Vabbè, ovviamente scendendo in quelle vallate, non è, voglio dire, insomma, si poteva pensare che l'acqua si depurasse. E ad ogni buon conto abbiamo evitato che l'acqua arrivasse, perlomeno nel periodo estivo, giù ai Maronti, e credo che abbiamo fatto un bel servizio. Quest'anno abbiamo avuto un bel mare, la gente è stata molto contenta, i fruitori hanno fatto dei bei bagni. Chiaro, altra cosa è quando vengono impurità da fuori, è normale, quando le correnti ti trasportano materiale presente a largo, là tu purtroppo non ci puoi fare niente, a meno che non ti metti una barriera antinquinamento, che sono costosissime e difficilissime da gestire, ma il problema è che dipende dall'inquinamento del Golfo, che c'è e che ci sarà purtroppo ancora per tanto tempo ancora. Ultimo anno di mandato, quest'anno riscontri turistici importantissimi, penso per tutta l'isola ma anche per il comune di Barano, potendo tracciare un consuntivo sia del turismo sia del tuo percorso, quali sono le note che sottolinei? Quest'anno abbiamo avuto una forte presenza di turisti sulla nostra isola, anche nel comune di Barano, un po' per merito nostro e un po' per, diciamo, tra virgolette, per demerito altrui, per demeriti fino a un certo punto, perché le note vicende legate al terrorismo, legate all'insicurezza, ovviamente hanno fatto sì che molte più persone venissero in un posto che dovrebbe essere sicuro, come può essere un'isola. Io credo che Ischia si sia fatta trovare pronta, ci sono sempre le solite problematiche di cui parliamo tutti i giorni e che sono difficili da risolvere, il traffico, in primis il traffico. Effettivamente questo sta diventando un grande problema. Però io credo che, io parlo molto con i turisti, al di là delle statistiche che possiamo leggere, perché io faccio il sindaco, faccio anche il medico, lavoro anche negli alberghi, parlo molto con i turisti, e i turisti sono molto contenti della nostra isola. Chiaro, qualche volta ti prendi pure la critica, ma in linea generale sono molto contenti e apprezzano molto la nostra isola. Io cerco di vendermela nel modo migliore possibile, dicendo che
La nostra isola va goduta al mare, va goduta in montagna, va goduta nelle nostre cantine, va goduta nella vita di tutti i giorni. Le terme, Nitrodi, noi abbiamo Nitrodi, ma abbiamo anche dei bellissimi percorsi in montagna, la gente apprezza molto anche questo, perché a differenza dei famosi atolli della Polinesia, dove tu vai al mare, ma vai solo al mare, qua puoi fare anche tante altre cose. E quelli che sanno viverla, Ischia, l'apprezzano molto di più. E quindi diciamo, ritengo che possiamo essere soddisfatti. Sei soddisfatto del tuo mandato? 10 anni di sindaco, certamente fatto a testa alta, ma i risultati erano quelli che speravi ad inizio mandato? Guarda, è difficile fare una programmazione all'inizio di un tuo mandato da sindaco e poi, diciamo, portare avanti quello che è un obiettivo, un piano che tu ti sei magari prefissato all'inizio del mandato, perché qua purtroppo, un po' perché la politica nazionale ci costringe a improvvisare molto, un po' sono i problemi legati al bilancio, che sono sempre problemi, i nostri bilanci sono sempre strettissimi, nonostante Barano non possa essere certamente considerato il comune più ricco dell'isola, ma è l'unico comune che non è mai dissestato sull'isola di Ischia. L'unico comune, gli altri 5, qualcuno anche più volte, hanno dissestato. Questo io lo dico con orgoglio, perché è giusto che sia così. È giusto che sia così. E io ti voglio fare un solo esempio, no? La famosa legge 51, che ovviamente nessuno conosce. Una volta c'era una legge, la legge 51 non vorrei sbagliare, del 74 della Regione Campania. La Regione Campania ci dava, e lo ha fatto fino al 2008, a Barano dava 350.000 euro all'anno a fondo perduto per opere di urbanizzazione. Ti dava questi soldi e tu con questi soldi ti facevi una volta la scuola, una volta un'altra scuola, un'altra volta una piazza, una strada. Tu pensi che io nel mio mandato un solo anno ho usufruito di questa legge, nel 2008 appunto. Da quel momento la Regione Campania è andata in crisi, ci hanno tolto la 51, se tu ti fai il calcolo e moltiplichi 350 per 9, vai sui 3 milioni di euro. La mia amministrazione non ha avuto, per opere di urbanizzazione a fondo perduto, cioè senza gravare un centesimo sul bilancio, per 3 milioni di euro. Tu ti facevi una programmazione e dicevi: io la 51 ogni anno faccio una scuola nuova, ogni anno faccio, ristrutturo una piazza, ogni anno metto l'asfalto e rifaccio il macchinario a tutto il comune. Magari facevi questo tipo di programmazione, poi ti sono venuti meno in 9 anni 3 milioni di euro. Pensa un po' che cosa si poteva fare a 3 milioni di euro, 6 miliardi della vecchia lì. E quindi, come vedi, sono soddisfatto. È chiaro che poi tu ti interroghi sempre se potevi fare di più. Non sei mai soddisfatto, perché tale l'amore che tu hai per il tuo paese e tale l'amore che tu hai per la tua gente, che vorresti fare di più, avresti voluto dare di più. Sicuramente errori ne ho fatti tanti, sicuramente ho fatto anche qualcosa di bello. Una cosa è certa, ci ho messo tanto impegno. Due cose, la cosa peggiore e la cosa migliore che hai fatto. Ma la cosa peggiore, cose catastrofiche non ne ho fatte, ho fatto degli errori, ripercorro un po', non lo so, non mi viene niente di catastrofico. La cosa che sottolinei con soddisfazione? Ma la cosa migliore, non ho fatto niente di eclatante, però se penso che stiamo ristrutturando completamente l'impianto elettrico, ed era catastrofico. Siamo l'unico comune a LED di tutta l'isola d'Ischia e forse in Regione Campania ce ne sono pochi. I lavori sono in fase di realizzazione. Stiamo rinnovando tutta la toponomastica del comune. Tra qualche mese ognuno avrà un numero civico certo e le strade avranno una intitolazione certa, e non mi sembra poco, perché è stato sempre un grande problema nel nostro comune. Il mare dei Marondi, insomma, non ci possiamo lamentare. Quella bella piazza che è stata fatta nei giardini, ogni volta che me la vedo, scusatemi, non vorrei, ma insomma sono orgoglioso di quello che ho fatto. Il paese lo abbiamo curato. Io quando cammino per il mio comune, perché io credo che anche nelle piccole cose, un comune turistico anche nelle piccole cose, insomma, deve eccellere. La cura delle aiuole, la cura dell'ambiente, insomma, su questo abbiamo fatto tante opere pubbliche, abbiamo rifatto tante piazze,
a Buonopane, abbiamo rifatto con 50.000 euro, credo che con 50.000 abbiamo cambiato una frazione, abbiamo fatto quel bellissimo pannello celebrativo dell'Andrezzata, che credo sia un'opera d'arte oggi sull'isola d'Ischia. Abbiamo fatto la piazza Mar del Plata Nuova, abbiamo rifatto completamente, se vogliamo, la frazione di Testaccio, è stata fatta la strada dei Marondi, vabbè, in prosieguo con la vecchia amministrazione, perché questo noi non ce lo dobbiamo dimenticare mai, non ce lo dobbiamo dimenticare mai che ci sono opere che vengono da chi ci ha preceduto. Oggi io devo dire che Barano ha delle scuole di eccellenza, questo tutti ce lo riconoscono, dal punto di vista strutturale Barano credo che abbia sicuramente le migliori scuole dell'isola d'Ischia, ma non solo dell'isola d'Ischia, qua possiamo essere certi. Se tu pensi che noi abbiamo 5 istituti di scuola elementare e uno di scuola media, abbiamo dei 5 istituti di scuola media, due sono completamente antisismici, ristrutturati dall'amministrazione del professore Gaudioso con i fondi della famosa 51. Per 2 anni il professor Gaudioso, quando era sindaco, i famosi 350.000 euro li ha messi nelle scuole, prima a Barano e poi a Testaccio, e abbiamo fatto 2 scuole antisismiche. Penso se ci avessero continuato a dare la 51 avremmo fatto tutte le scuole antisismiche, avremmo fatto. Poi abbiamo speso recentemente, abbiamo speso 700-800.000 euro, sempre con fondi non del bilancio, perché non li avremmo mai trovati, ma del provveditorato alle opere pubbliche, e oggi io penso, voglio dire, alla scuola media abbiamo fatto l'efficientamento energetico, abbiamo messo il fotovoltaico, abbiamo messo aria condizionata caldo-freddo in tutte le scuole, in tutte le aule, insomma, di cose ne sono state fatte, tante altre ne potevamo fare, insomma, però non ci possiamo lamentare. Si chiude l'anno 2016, si apre tra poco il 2017, che sarà anche l'anno di Dionigi Gaudioso candidato sindaco. Questo è certo, come non eri certo tu sindaco 10 anni fa, perché io ricordo che ci fu un po' un ballottaggio e poi dopo il tuo nome venne fuori e tu l'hai onorato alla grande questo Ti ruolo. ringrazio. Cosa lasciamo a Dionigi Gaudioso, eventualmente sindaco, ma cosa lasciamo ai cittadini di Barano per il 2017? Ma io credo che Dionigi, al di là delle sue qualità di candidato che sono indiscutibili, Dionigi è un ragazzo serio, è una persona onesta, è un grande lavoratore. È una persona alla quale piace fare la politica e quindi se uno si accinge a fare il sindaco, insomma, che ben venga uno che vuole fare la politica, nel senso, diciamo, più nobile del termine. Possiamo dire, viene prima la politica e poi il ruolo amministrativo. Siamo d'accordo, ma la politica significa gestione della città, non è proprio questa parola che è Sì. Dovrebbe volgarizzata da tanti, che poi alla fine significa questo, voglio dire. essere un nome di onore, Nobile. nobile. Nobile, ed è un nome nobile quando la si fa nel modo migliore possibile. Vabbè, ovviamente è chiaro che esce un'amministrazione nella quale c'è stata Paolino Buono sindaco, Dionigi Gaudioso vice sindaco, Sergio Buono assessore, e tutti gli altri assessori, Alessandro Vacca, i consiglieri che hanno lavorato, Toni Buono, Raffaele Di Meglio, sono Un tutte. lavoro di squadra, lo Io possiamo questo dire. voglio intendere, è stato fatto un lavoro di squadra e sicuramente anche la prossima amministrazione, con un nuovo comandante, è giusto che sia così, sono certo continuerà a fare il lavoro di squadra ed è giusto che sia così. Mi auguro che la prossima amministrazione sia, e un po' ci credo perché le condizioni ci sono, sia in prosieguo a questa. Credo che questa amministrazione possa fungere da volano alle prossime elezioni, per quella che sarà in continuità con questa, con la lista che sarà in continuità con questa amministrazione, quindi penso che avrà, non dico terreno facile, perché terreno facile proprio se non ce l'hai mai, ma avrà un buon terreno, ecco, diciamo, chiudiamola così. Battuta finale, un saluto ai tuoi cittadini, l'augurio per il 2017. Io dico che in questi casi noi rischiamo sempre di diventare banali. Diciamo sempre la stessa, la prima cosa, la salute. La salute perché è la cosa più importante. Perché noi riteniamo che gli altri valori possano essere più importanti fino a quando stiamo bene. Poi quando stiamo male o sta male un nostro caro, ci rendiamo conto di quanto sia importante stare bene in salute. Quindi prima cosa salute, salute, salute.
Poi io mi auguro che continui questo trend positivo in economia. Ripeto, non è un momento facile, ancora non è un momento facile, non lo è stato per tutti i 10 anni della mia amministrazione un momento facile. Io ho fatto il sindaco nel momento peggiore della storia moderna dell'economia mondiale, figuriamoci dell'economia del comune di Barano d'Ischia. Io mi auguro che continui questo trend positivo. Le premesse ci sono, vedi, anche Napoli sta tirando, la Ryanair che ha deciso di venire su Napoli, anche questo è un aspetto molto importante per l'isola d'Ischia. E io mi auguro che si vada sempre meglio e che i miei concittadini, ma anche tutti quelli dell'isola d'Ischia, vivano in salute ed economicamente meglio di come. Sempre meglio di come sono stati nel passato. Ok, ringrazio Paolino Buono, ringrazio voi che ci avete seguito. Tra pochissimo potremo ascoltare un altro sindaco dell'isola d'Ischia o dell'isola di Procida.